Ragazzi, ben trovati! Se disponete di una coppia di anelli, riuscite ad avere uno spazio in cui sfruttarli, ti consiglio questo esercizio di trazioni, una variante di trazioni. Gli Archer Pull-Up, veramente un esercizio tostissimo. Si tratta, in sostanza, si tratta di questo esercizio qua. Ok? Da un braccio, poi si può ripetere subito. Veramente un esercizio tosto, lo puoi usare come propedeutica per poi arrivare alle trazioni monobraccio ed è comunque un esercizio ottimo per andare oltre alle classiche trazioni prone. E questo è un aspetto, come ti ho già detto in tanti video, fondamentale, andare a aumentare, scalare la difficoltà degli esercizi per poter ottenere risultati nell'allenamento. Allora, rivediamo un attimino l'Archer. Si tratta di eseguire una trazione dove un braccio rimane sempre teso e l'altro esegue la trazione piegandosi, quindi facendo proprio un movimento classico da arciere. Bisogna stare attenti a non bararlo, cioè come dire, piegando il braccio di assistenza, ma bensì tenendolo sempre teso. In questo modo qua, sempre teso. E così sì che diventa difficile l'esercizio. Piuttosto, se ancora non hai il livello per fare l'archer in questo modo, ti consiglio una versione intermedia, un pochino più accessibile, in maniera tale da avvicinarti poi al livello degli archer. Quindi trazioni, mantieni bene la posizione e sposti di lato. L'importante è, quando questo braccio va e viene da questa parte, tenere sempre bene il braccio chiuso al petto. Quindi ti porti con gli anelli al petto, uno si sposta e durante tutto il tragitto questo tiene sempre bene al petto, quindi finché non rientra non scendi, ok? Quindi ogni volta che esegui una trazione puoi fare un paio di movimenti, oppure ogni volta che fai una trazione lo fai da un lato, scendi, trazioni e poi dall'altro, in questo modo. Quindi uno, sposto, giù, due, è per niente facile neanche questo. Provandolo sentirai subito una tensione enorme sulle braccia. E quindi questa è lo step intermedio dalle classiche trazioni all'archer, l'anello di congiunzione. Poi passerai agli archer pull up e qua anche ci sono un'infinità di modi alternativi di eseguirlo. Prima tutto su un lato, quindi 4-5 ripetute su un braccio, oppure alternando un braccio e l'altro, un braccio e l'altro. Quello spetta un po' a te come variabili nell'allenamento. Bene, con questo è tutto, spero di averti dato degli spunti utili, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!